Ben ritrovati amici, ma soprattutto amiche dello spallino.com, appuntamento numero 13, numero che per alcuni porta male, per alcuni porta bene, della nostra diretta di questa stagione. Abbiamo perso per strada tutte le Martine che avevamo reclutato durante l'anno. Leo Biscuola c'è ancora, ciao Leo. Ciao a tutti. E abbiamo il piacere di avere con noi un collega, Davide Suattin, che lavora per Estense.com, ma anche per tutto il mercato web, questo va sottolineato più volte. Ciao Davide. Ciao a tutti. L'abbiamo chiamato perché volevamo avere anche una terza voce in questa diretta, visto che siamo rimasti un po' a piedi con i collaboratori, ma soprattutto perché Davide, avendo il piede in due staffe, lavorando sia per la cronaca locale sia per un portale nazionale, ci può aiutare a elaborare un po' il tema del calciomercato, che diventerà dominante, direi, a partire da questa settimana, visto che di partite non se ne giocheranno più. E allora intanto partiamo da questa cosa, però, perché è la strettissima attualità. La Spal è in quarantena, almeno lo è, perché l'ASL gli ha detto che è in quarantena. Intanto ciao Beatrice Boldrini, che ci saluta, è la prima questa sera. Non c'è ancora un comunicato della Spal. Vogliamo partire da questo? Ma il comunicato non è arrivato, nonostante sia stato, diciamo, abbastanza richiesto, ecco, da parte nostra, per vie informali. Sappiamo appunto che è arrivata questa richiesta, è arrivata questa, diciamo, questo comunicato da parte dell'ASL alla SPAL, quindi la SPAL è finita in quarantena. Non credo che comunque le attività fossero a pieno regime, ecco, perché no, vista la situazione, ovviamente no, si partiva da quei 5 che, se inizialmente quei 5, diciamo, erano abbastanza abbordabili, no, vista la situazione anche generale, poi si è passati agli 11 e ai 20, no, perché di questo si parla, oltre 20 contagiati, mi sembra che si perda un bel pezzo del carrozzone, quindi questa, diciamo, questa comunicazione da parte dell'ASL è arrivata, e ora attendiamo quella da parte della SPAL, più che altro per noi esterni che vogliamo sapere qualcosa di più anche per quanto riguarda i tempi di sosta, e poi quello sarà tutto subordinato anche all'esito dei tamponi, però da quel punto di vista lì l'ASL, da quello che so, non si sbilancia nemmeno lei, quindi, perché appunto la situazione è talmente intrigata, se vogliamo, ma lo vediamo anche nella vita di tutti i giorni per noi comuni mortali, quindi di conseguenza una comunicazione da parte della SPAL potrebbe aiutarci un po' a schiarirci le idee anche su quello che riguarda tutto quello che riguarda Via Copparo. Intanto allora, se noi ridiamo, perché sì, vedo che arrivano dei gran commenti, esatto, di proteste, Gran Braga, esatto. Esatto. E infatti sì, Leo, la Polly trasformata, la notizia Leo, è che Davide non è la Polly. Che solitamente sta qui, no? Dove sono io adesso? O c'è Leo di solitamente nel ricordo? No, infatti ti ho messo a destra proprio per non confondere, vedi, troppo le idee. Ho inserito un ticker sotto nella parte bassa dello schermo, non so se riuscite a leggerla. Così. Meglio da fare. Che è vero, tra l'altro, perché sì, Martina Squerzanti ci ha abbandonati e Martina Poletti deve preparare un esame. E allora, Leo, vuole dire qualcosa su questa storia della quarantena? No, nel senso che non ho granché da aggiungere, è una situazione allora, un po' balorda, diciamo. Faccio uno spiegone io rapido. In sostanza, il provvedimento della ASL che ha messo tutti quanti in quarantena c'è. I contagiati sono all'incirca una ventina, ma il numero non è preciso, perché arrivano i referti, magari si aggiungono in due, si aggiungono in tre, insomma, diciamo che c'è un fatto, che c'è un focolaio, è un focolaio molto esteso, che non coinvolge solo i giocatori, ma coinvolge anche lo staff tecnico / medico. Ovviamente in isolamento sono finiti anche alcuni dirigenti, perché sono stati a contatto con la squadra, e quindi di fatto l'attività della SPAL è stata bloccata da domenica, dal giorno in cui il giorno successivo a Frosinone SPAL, e quindi adesso con gli isolamenti e le quarantene
si arriva a fine anno, a fine 2021, e poi da lì, se tutti i tamponi saranno negativi, come si spera, ci saranno, riprenderanno gli allenamenti. E, a chi ci chiede se ci sono giocatori che stanno poco bene, allora, ce ne sono alcuni sintomatici, da quello che abbiamo avuto modo di appurare, ma nessuno è in condizioni preoccupanti. Ecco. No, c'è il Berisha di turno, diciamo. Esatto, Berisha, ricordiamo, l'anno scorso fece quasi una settimana di ospedale con una polmonite, e adesso quest'anno per fortuna non ci sono casi del genere, e questo a testimonianza anche, insomma, dell'efficacia dei vaccini, che magari non hanno protetto dalla diffusione, cosa che in realtà non sono progettati per fare, ma hanno evitato conseguenze peggiori, e questo ovviamente ci rallegra. Sullo sfondo di questa situazione rimane comunque un tema, che queste due partite andranno prima o poi recuperate, dobbiamo capire quando, perché finiranno col congestionare il calendario, di questo magari parleremo più avanti, e poi c'è anche il tema delle vacanze, perché ne ho scritto oggi, nessuno ha sollevato il problema, ma con la sosta i giocatori dovranno andare in vacanza. Quindi sarebbe dovuto andare in vacanza all'incirca dalla sera del 29 fino più o meno all'8 di gennaio, no? E quindi adesso le vacanze loro le faranno in isolamento, in quarantena. Questo è uno degli elementi che secondo me, al di là della paura di essere contagiati quando sono scesi in campo col Frosinone, era anche secondo me un motivo di turbamento interno, perché comunque i calciatori fanno una vita che, per quanto possa sembrare agiata, comunque li costringe a stare lontani dai propri cari per la maggior parte del tempo. Famiglie, al di là delle mogli, figli che probabilmente vivono con loro, ma diciamo che sicuramente il fatto, se doveva capitare, è capitato nel momento peggiore, perché è capitato in un momento in cui di solito le persone si riuniscono e passano un po' di tempo in famiglia a ricaricare le pile. Ora sicuramente, al di là del fatto che sono positivi e non sono semplicemente contatti di positivi, sicuramente dovranno fare un periodo di isolamento totale, ecco, senza considerare che se loro sono positivi è anche probabile, pensabile, comprensibile che anche parte delle loro famiglie qui lo sia, quindi è una situazione veramente assurda e spiacevole. Ecco, allora, dal punto di vista umano, prima ancora che da tutti i resti dei discorsi, recuperi, non recuperi, 4-0, 5-0, insomma, è veramente una situazione un po'... sì, brutta, ecco, brutta sotto ogni brutta, punto di vista. Faccio un inciso sul tema che abbiamo sollevato prima in apertura, che la SPAL, diciamo che in questa fase non è che stia proprio brillando per... come dire, solerzia nelle informazioni, nel senso che si è scelta una linea di super, 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 super riservatezza, e vabbè, bisogna dire, bisogna dire a beneficio di chi ci guarda e chi ci ascolta che prima ancora che questo focolaio scoppiasse, noi avevamo inoltrato un invito alla SPAL di far intervenire un dirigente qua da noi per fare un punto di fine 2021, e questa richiesta in realtà è stata rinnovata dopo che è scoppiato tutto questo patatrac, perché abbiamo detto, beh, non sarebbe male avere una voce autorevole che ci rassicuri, ci spieghi un po' quali sono le prossime mosse, le prossime sfide. La SPAL ha declinato questo invito, questo ci dispiace, che di fatto dimostra che probabilmente la nostra testata non è tenuta in chissà quale considerazione. Questo un po' non credo sia questo, Orla. Leo, però non mi sfugge la logica di tutto questo, però evidentemente è un problema della mia ottusità. No, io non credo sia un problema di testata, perché io credo sia semplicemente una scelta come abbastanza in linea purtroppo con quelle precedenti, insomma un'altra gestione a livello societario, anche se qualche elemento di continuità c'è, però sì, diciamo che la SPAL, al di là di Tacopina, che parlerebbe probabilmente anche ai 420, il resto della SPAL... E ha parlato con Suattin l'altro giorno, tra l'altro. Ha parlato anche per dire come è ridotto, no? Per dire, esatto. Però diciamo che secondo me in questo momento non... hanno preferito far così, scelta che io comunque non condivido, insomma ne abbiamo parlato anche privatamente, ma non che sia un segreto,
però insomma, in questo momento di totale incertezza, di poche risposte, una voce più che autorevole, direi interna, una voce ufficiale, secondo me avrebbe messo in ordine e rassicurato un po' tutti, insomma, a partire dai tifosi, che sono comunque il motivo per il quale la SPAL gioca le sue partite. Stefano ci scrive: contate come il due di bastoni. Sì, probabilmente sì, in queste situazioni sì, ma era un discorso per far capire che noi ce la mettiamo tutta, non è che non proviamo a fare le cose, però molto spesso le cose non si riescono a fare, insomma, per varie ragioni che non staremo qui a enumerare. Torniamo un po' sul campo, però, dai. Il girone d'andata è finito, sarebbe finito con SPAL Benevento, si è chiuso anticipatamente. Diciamo che il girone d'andata si è chiuso con una SPAL che ha fatto tra i 20 e i 23 punti, perché non possiamo sapere quanti ne avrebbe fatti col Benevento. Logica avrebbe voluto che ne potesse fare zero, probabilmente, perché la situazione non era proprio entusiasmante, però non possiamo darlo per scontato, perché insomma può venire fuori anche la partita perfetta e gli avversari essere in brutta giornata. 20 punti sono tanti, sono pochi, cioè, allora, ok, sono pochi, ma in relazione a quello che è il progetto tecnico e i tempi che ne hanno contrassegnato l'inizio, sono tanti, sono pochi, sono giusti? Ditemi la vostra. Ma per quanto mi riguarda sono giusti alla fine, Orla. Se pensi che questo non è per non parlare delle scuse, se vogliamo, degli alibi che trova Clotet, no, in conferenza stampa, quando dice questa squadra è stata allestita tardi, però in fin dei conti è così, no? Cioè, comunque noi siamo arrivati a Ferragosto che ancora ci doveva avere passaggi di proprietà che slittava, e quindi poi alla fine effettivamente la nuova proprietà ha avuto la possibilità di fare una squadra a poche settimane dall'inizio del campionato con quello che si è messo insieme. Ovviamente nessuno si aspettava di essere là per lottare per la Serie A, nonostante, a proposito di Tacopina che parla ai 420, i proclami siano tanti. Siamo già rimasti scottati anni prima con un presidente che di proclami ne faceva, si sbilanciava, poi, diciamo così. Esatto, diciamo che ecco una linea di continuità, solo che Tacopina non ha lo slang ferrarese, ecco, e quindi sì, secondo non me ancora. Esatto, te lo vedi Tacopina che a maggio dice a Clotetti in duotto andare? In duotto andare, esatto. Che dice la Lillo assino alla merda, no, è quella un'altra roba. Sì. Riposa in pace Lillo, però grandissima persona. Sì. E quindi secondo me alla fine le aspettative non erano tante, i punti non sono tanti, ma sono giusti comunque, cioè in fin dei conti se il punto di partenza, quello di che diciamo la parte razionale di Tacopina si dà a quello della salvezza, quindi quando non la spara grossa, se l'obiettivo è questo, diciamo che ci siamo pieno. Però ovviamente, visto che tu hai detto che questa puntata sarà anche portata sul mercato, qualcosa a gennaio bisogna fare per diciamo salvarsi, ma con più tranquillità, perché comunque dipende sempre anche come ci si vuole salvare, se ci si vuole salvare all'ultima giornata o se invece si vuole puntare a una salvezza un po' più tranquilla. Beh, diciamo che pianificare di potersi salvare all'ultima giornata è complicato, anche perché basta solo che una virgola vada male, si rischia grosso. Io penso che i punti della SPAL in questo momento siano giusti, non credo che la SPAL manchino dei punti, non credo neanche tanto sinceramente che la scusa dell'aver fatto, non la scusa, però la giustificazione dell'aver fatto la formazione così tardi possa essere usata ancora per molto, nel senso che sì, è vero, si è partiti in ritardo, non si è sicuramente stati nelle condizioni di poter arrivare a tutti i giocatori che si sarebbero voluti prendere se si fosse partiti. No, ma infatti, Leo, scusa se ti interrompo, a gennaio poi questa scusa qua deve essere presa e messa nel cassetto, perché certo, poi la proprietà ha un mese di tempo per poter fare le sue mosse, quindi certo, sì. Operativa al 100%, quindi ti do ragione totalmente. E quindi io penso che, no, fino a poco tempo fa, direi prima di Cosenza e prima di Crotone, sostanzialmente si diceva che alla SPAL mancava
Mancavano 3 punti, 4 punti. Scusate, però, Io credo che. questo andamento del girone d'andata è sufficiente per ipotizzare di mettere in discussione Clotet? È una mia provocazione, ovviamente. Per me no. In condizioni normali lo sarebbe? In condizioni normali? Cioè, aspetta, Senza normali. Tacopina, che è innamorato di lui, sostanzialmente, calcisticamente parlando, ovviamente. Secondo me tutto deve partire dalla base del progetto societario, cioè se realmente quella è stata la salvezza, cioè se realmente a giugno, luglio, quando si sono trovati per prendere Clotet, gli hanno detto tu ti devi salvare e noi non vogliamo niente di più e niente di meno, ovviamente. Lui per adesso Però Davide, la sta salvando, cioè. scusa. Vabbè. E allora, al primo piano di Via Copparo gli hanno detto così, ma da New York gli hanno detto davvero così? Quello O è. qualcuno gli ha messo in testa l'idea che forse un pensierino ai playoff si poteva fare? Quello potrebbe esserci il rischio. Potrebbe esserci il rischio che effettivamente le aspettative, quando siamo partiti, siamo inteso tutto l'ambiente, ci è stato detto che probabilmente non era la sola salvezza, ma anche lo stesso Tacopina, parlando a testate nazionali più autorevoli delle nostre, Gazzetta, Corriere, no? Più di una volta si è sbilanciato, sai, Tita Sport Press. esatto. Che non so a livello di due ribastoni chi possa, però insomma, Gara dura. cioè devi anche comunque stare attento dal punto di vista comunicativo. Lui, grande entusiasmo, grande, l'ha fatto magari per riprovare a spararla grossa per riaccendere l'entusiasmo, però il problema è che se poi dopo non viene supportato dai risultati, rischi di passare per il venditore di aria fritta. Quindi su quello bisogna stare attenti, Ma a secondo parte me. che l'ha detto anche recentemente, io mi ricordo proprio una sua intervista video nella quale lui diceva: sì, è vero, l'anno prossimo è l'anno in cui proviamo a fare qualcosa Sì. di più, Sì. però aveva anche detto: ma anche da quest'anno, Appunto. cioè. È ben lì che voglio arrivare, nel senso che Tacopina è stato come minimo ambiguo nell'enunciare le sue aspettative, che non sono quelle della Spalla intesa come società, come compagine dirigenziale, ma con le sue aspettative personali. Il giorno prima di firmare, ci siamo visti io e lui, no? Avevo fatto quell'intervista che avevo Sì? fatto. Lui, che poi è stata travisata, sai quando gli altri siti le riprendono, poi la sparano Riprendono. grossa, quando in realtà alla fine non aveva detto così, perché poi dopo ci sta l'intelligenza anche della persona dall'altra parte, di dire, ok, la spara grossa, la metto giù in un modo che comunque capisci che cosa vuol dire, ma. E lui mi disse: se il Verona ha vinto lo scudetto, non vedo Beh, perché non vabbè, potrebbe di vincerlo anche la Spal. No, ma 35 anni per fa. dirti appunto, cioè, quanto, fino a dove si può spingere, però quello cosa vuol dire? Cioè, devi anche adattarlo a una realtà come Ferrara. Magari lo scudetto per Ferrara è una salvezza in Serie A o è una serie, Ah, vabbè, è sì. andare in Serie A, è andare in Serie A. Certo. Quindi magari lui l'ha intesa in quel modo lì. Però Beh, vedi. tornando a Clotet, comunque, della Vita Copina, io non credo che in questo momento, nonostante non ci sia un entusiasmo incredibile, ci siano le condizioni per poter anche pensare di sollevare Clotet. No, ma no, Allora, non dicevo questo. se vogliamo pensare una cosa del genere, senza prendere in considerazione l'ultima sconfitta 4-0, perché io la chiuderei in una parentesi e la lascerei lì, insomma, perché secondo me la possiamo contestualizzare in un certo contesto. Tutto il resto, alla spalla, secondo me, con quello che ha, Clotet sta facendo più o meno quello che poteva fare. Poi che alcune scelte siano state discutibili, quello sì, ma è l'elefante nella stanza. Il fatto che la vicenda Thiam non sia stata gestita in maniera incredibile, perché comunque No, si era direi partito, doveva essere un asset per la società, ha fatto diversi errori e poi è stato accantonato. Forse poteva essere gestito meglio? Probabilmente sì. Il fatto che Colombo sia messo in una posizione diversa rispetto a quella che noi tecnici da bar più o meno ci aspettiamo, può essere qualcosa che può essere migliorato? Sì, probabilmente sì. Insomma, ci sono state alcune cose che non ha fatto bene, però mi viene anche da dire, cioè, è una persona, non
Non è che ci si può aspettare che questo sia l'oracolo che ne imbrocchi ma tutte una dietro quell'altra, quindi. da questo punto di vista qui c'è sempre da sottolineare che Clotet, in fin dei conti, è al suo secondo anno in Serie B. Cioè, che esperienza ha avuto adesso? Non per Secondo semestre screditare, in Serie B. esattamente, cioè ancora pe cioè peggio, maggior ragione, no? Cioè, È comunque lui, inesperto. purtroppo è così, cioè, ma ciò non vuol dire che sia triste, che No, sia disonorare, no, 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 però si chiaro. porta dietro il fardello di una persona che magari ha questa inesperienza qui, no? Chiaro. E non ha l'esperienza di un Baroni, non ha l'esperienza di, non so, di un Inzaghi. Questo Certo. è. Ma Questo quello è, lo si sapeva anche quando l'hanno preso. magari per fare valutazioni, certo, per fare valutazioni di questo genere, ci rivediamo tra 10 anni e poi vediamo Vediamo. dov'è Clotet. Vabbè, Tacopini ha detto che sarà a Madrid o al Barcellona. Vediamo, vediamo un po'. Vediamo. Leggo un po' di commenti perché li stiamo un po' trascurando. Allora, intanto mi ha fatto ridere Andrea Sartini che scrive: Viviani che ha detto ai dirigenti di non parlare con voi. Beh, Elena potrebbe essere ne verosimile. approfitta per dire. Salutiamo Manfro anche se sta Ciao Stefano guardando. Manfredini, Ciao. che a volte magari ci segue. Elena Fregnani rilancia il nostro hashtag Viviani sbloccali. Allora, poi volevo recuperare Buzzo che dice: stasera tutta Braga c'è crisi allo spallino. Sì, hai ragione, Buzzo. Però Elena al tempo stesso è replica serata per noi donzelle. È vero, Elena, se ti piace il genere, insomma, qua c'è un po' di varietà, giovani e meno giovani. Invece, dal punto di vista tecnico, quando Clotet capirà che deve giocare con meno trequartisti e più centrocampisti, allora la difesa sarà meno sotto pressione, ma ha dubit che a Spagnol al capirà. Di questo stiamo parlando proprio ora, del trasformismo un po' di questa SPAL con Clotet, che una volta gioca con i due mediani, una volta gioca con i tre centrocampisti, una volta le due punte, una volta la punta sola con tre mezze punte, insomma c'è un po' di confusione. Andrea Buzzo, sempre lui dice: solo io penso che questa SPAL vale di più di quello che ha dimostrato, però anche la SPAL retrocessa da là la consideravo più forte. Saverio dice: giusto quel matto di Tacco può aver pensato ai playoff con una rosa del genere, con tutte le difficoltà tra stadio, cambi di proprietà e Covid. Tipica spacconeria mista di ingenuo entusiasmo anche per lisciare il pelo ai tifosi. Beh, insomma, ci sono veramente tanti commenti. Allora, Di mi fa Alessandro che dice che ridere. sembra di ricordare che la Spal abbia l'undicesimo monte ingaggi del torneo e quindi così scarsi non dovrebbero essere. Cosa c'è che non gira? Beh, a parte Alessandro che non è detto che avere il monte ingaggi alto significhi anche E il avere monte ingaggi alto poi tra l'altro deriva anche dalle ultime scorie della degli Serie ultimi due campionati, insomma, perché se nel A. Sì. monte ingaggi metti Viviani che ha un ingaggio da Serie A e va là che è uno dei migliori in stagione, però comunque ha un ingaggio che non è compatibile con i parametri della Serie B, soprattutto se il tuo obiettivo è la salvezza, fidatevi che è così. Dopo, bravo Ma Clotet a tirarlo su da terra, però comunque è forse un il miglior tema. acquisto di questa stagione, a conti fatti, Ah perché dopo due anni sì, di di nulla. posting, sì. Andrea Sartini dice: colpa di Murgia se il monte ingaggi è alto. È parzialmente vero, perché comunque la Spal ne sta pagando una parte, perché il Perugia non è matto da dire a prendersi in pancia un ingaggio come quello di Murgia, che probabilmente con cui pa potresti pagare altri 3-4 giocatori. Avevo visto un altro commento che mi interessava. Ah, Di eccolo qua. Alessandro, forse, No, o quello di Daniele Stabellini dice: per la salvezza c'è la sensazione che i diretti concorrenti si vogliono rafforzare, non mollino, vedi Vicenza, dall'altro c'è il discorso Salernitana che, se escluso, ridurrà a 3 le retrocessioni in C. Sta di fatto che senza investimenti seri della proprietà la situazione sarà molto problematica. No, non credo che il problema della Salernitana inficerà la Serie B, credo che la Serie B rimane la Serie B e quindi ne vanno giù 4, non 3, quello diventa un problema della Serie A. Per quanto riguarda il Vicenza, allora, negli ultimi giorni ha fatto un po' scalpore la notizia, se non sbaglio è stata rilanciata anche da tutto il mercato web, Davide, correggimi se sbaglio, del fatto che il Vicenza vorrebbe fare una proposta per Forte del Venezia, che tra l'altro ha fatto gol oggi, ha giocato titolare contro la Lazio, e tanti hanno fatto 1+1, risultato 2, dicendo: ah beh, ma il Vicenza è sotto di noi, prende Forte, noi cosa faremo? Allora, io dico due cose. Una, a Forte col Vicenza ci credo quando lo vedo proprio con la maglia in mano il giorno della presentazione. Seconda cosa, comunque ho fatto un po' di ricerca e a Vicenza mi hanno detto una cosa molto precisa, cioè che
le sorti del mercato di gennaio del Vicenza dipenderanno dalle prossime due partite, perché se nelle prossime due partite, ammesso che il Vicenza le giochi, perché non è neanche detto, hanno dei positivi anche loro, se non sbaglio 4 sono venuti fuori oggi, se le due partite andranno bene il Vicenza farà degli investimenti corposi per provare a salvarsi, se no non che gliela danno su, però è stato fatto capire che potrebbe anche essere inutile spendere una valangata di soldi per poi ritrovarsi in Serie C il prossimo anno con della zavorra. Quindi sul rafforzamento delle concorrenti io metterei un grosso punto interrogativo per adesso e farei delle valutazioni tra 20 giorni. Però andiamo sul tema SPAL. Che mercato sarà per la SPAL? Perché a me sembra che le aspettative siano alte, ma che le possibilità non corrispondano alle aspettative. Poi magari mi sbaglierò. Le aspettative sono alte perché ci sono state fatte delle dichiarazioni di quelle che dicevamo prima. Che il fanno... problema è quello. Cioè, se tu non ti aspetti niente, se nessuno ti promette niente, tu non ti aspetti niente. Se scusa, ma cosa ha promesso la SPAL? Fammi capire. Non ha promesso un attaccante. Aspetta, la SPAL. Da Copina. Stiamo parlando sempre di Copina. Ma non era di secondaria, perché è il presidente, ho capito il presidente, però il presidente dice una roba, però dopo i dirigenti devono farle queste cose, però le fai con cosa? Con i baiocchi. Ci sono questi baiocchi, io non l'ho ancora capito. Ma io penso che l'unico a saperlo è da Copina. Inizialmente se ne ha parlato. Mi auguro di no, nel senso che lo sappia anche qualcun altro in via Copparo, tipo a partire dal direttore Gazzoli che deve tenere l'occhio sul bilancio, perché sennò. C'era parlato di quei 10 milioni che avrebbe dovuto mettere Tacopina una volta arrivato a Ferrara, no? Che poi in realtà quei 10 milioni gli servivano solo per coprire i debiti. Esattamente, quindi alla fine, e questo è venuto fuori sempre quella volta che l'ho intervistata la prima volta. Quella dei 10 milioni buoni sul mercato, perché con 10 milioni sul mercato si fa una squadra che a febbraio è già in Serie A. Oddio, magari quello no, però comunque è molto più competitiva di quella di adesso. C'è qualcuno che sa fare a spenderli, diciamo. Certo. E quindi ti dico, le possibilità di avere una potenza sul mercato, una potenza di fuoco sul mercato, considerando che questi 10 milioni servivano per coprire i buchi, si sono ridotte ulteriormente, bisogna vedere adesso, a gennaio, quanto effettivamente di quel bilancio, di quello che ha stanziato, poi abbia intenzione di andare a prendere e mettere di tasca, perché poi comunque il problema è sempre è quello, cioè se giochiamo con i soldi del Monopoli, ti dico, alla SPAL serve un attaccante, un difensore, almeno un innesto forte per reparto, secondo me. Se giochiamo con i soldi, esatto, per reparto, quindi porta, difesa, centrocampo e attacco. Se giochiamo invece con i soldi veri, probabilmente non riusciremo a fare tutto e ci sarà anche una lista di priorità. Immagino che ci sarà una lista di priorità. La priorità è facile da individuare. Serve un portiere perché ne hai tre in questo momento, di cui uno bruciato e due in qualche modo che non hanno dato il ballo a punta. Si manca anche al portiere però, perché altrimenti è dura. Ci vuole, sì, principalmente la punta e il portiere, poi se viene anche il resto, meglio. Però abbiamo visto che le criticità principali in questo momento sono in quei due reparti lì. Per quanto riguarda i soldi... No, vai, scusa. No, dico che per quanto riguarda i soldi, io aspetterei a fare il processo a Tacopina al fatto che non ci sono i soldi. Il mercato ufficialmente deve ancora partire... non possiamo in questa situazione qui trarre delle conclusioni su degli elementi che noi non abbiamo. Il fatto che i soldi ci siano o non ci siano, come si diceva, ci sono delle fideiussioni depositate, ci sono delle garanzie. Sarebbe veramente assurdo che Tacopina sia partito da New York per venire a Ferrara con un piano da 3 milioni, anche se eventualmente non è da escludere il fatto che lui abbia deciso di partire con una quota parte di investitori, tra cui Pat Carroll, che conosciamo bene, e poi magari confidi di trovare qualcun altro man mano cammin facendo. Anche questa non è un'ipotesi da escludere. Cosa che ha spesso fatto nelle sue esperienze italiane. Ecco, cosa che ha spesso fatto, però io aspetterei un attimo a fare veramente il processo alle intenzioni di cosa farà la SPAL, perché
forse le cose non sono neanche andate come previsto. Può anche essere che lui che si confidasse in un apporto maggiore da parte degli sponsor, in un apporto maggiore anche da parte del pubblico. L'ultima in casa, se non è stato il record di spettatori più basso, intendo di spettatori al Mazza, negli ultimi anni poco ci manca. Se ora verrà messo anche l'obbligatorietà di tampone oltre ai vaccinati, secondo me quel numero lì si dimezzerà nella più ottimistica Vabbè, delle io penso ipotesi. che l'affluenza di quest'anno per molte ragioni non sia indicativa della bontà del progetto tecnico, dell'entusiasmo del pubblico, perché ci sono veramente troppe cose in mezzo. No, però sai, con i vaccini, il primo anno con i vaccini, con Sì, la ma doppia dose, vabbè, ti faccio pensavo un che le cose esempio. fossero un po' più normali. Ecco, Ti faccio un invece ci sono esempio, quella lì. non più tardi di 10 giorni fa mi è capitato di parlare con uno che anzi, ha avuto l'abbonamento per quasi 50 anni e mi diceva no, non vengo allo stadio perché a me piace stare nel mio posto, quello che mi sono prenotato a inizio anno, e mi rompe le balle ogni volta a comprare il biglietto, ogni volta in un posto diverso, insomma, devi considerare che c'è anche una grossa componente di abitudinari e di anziani e che per un motivo o per l'altro allo stadio in questo momento non ci stanno andando, dai. E quindi, secondo me, i dati sull'affluenza lasciano il tempo che trovano, ma anche per la storia del sequestro e tutto il resto. Cioè, forse torneremo il prossimo anno a poter fare una valutazione un pochino più attendibile, ma quest'anno, boh, non lo so, non mi sembra il caso. Leggo qualche commento. Intanto Buzzu ci chiede, Mattia, ma è sparito, se ne vuole andare. Allora, Tiam è sparito nel senso che è uscito dai favori di Clotet, ma si era capito già da un pezzo. Che se ne voglia andare non lo so, perché io con Demba purtroppo non ho avuto occasione di parlare, però se tanto mi dà tanto, contento non deve essere, perché è un portiere del 98 che comincia a titolare in Serie B, fa quante? 10 partite, poi viene accantonato a causa di un paio di errori che ci sono stati, o non è che possiamo negare l'evidenza, e poi di fatto diventa il terzo portiere. Perché questo è diventato in questo momento. Non so se per la sua carriera è un bene rimanere qui adesso, perché la Spal contava di, come dire, sviluppare il suo potenziale e magari creare valore con questo sviluppo, e adesso però questo sviluppo non è possibile, perché a me pare chiaro che Clotet non si fida di lui, e non vedo cosa possa fare per fargli cambiare idea. Perché quella volta che è entrato a Cosenza all'intervallo non è che abbia brillato esattamente, anzi ha rischiato di far gol a Cosenza. Non so se andrà via, sarà uno dei temi di questo mercato di gennaio, credo. Il problema però è questo, cioè, se anche Thiam vuole andare via e la Spal decide che per il suo bene deve and andare magari in prestito da qualche parte, dove caspita va? Perché se va in Serie C, di fatto fa un passo indietro Di fatto si nella sua dimostra carriera. un portiere di Serie C. È Quindi quello. non è una situazione banale questa qua, cioè, infatti sono curioso di vedere come verrà risolta. Situazione non banale, gestita anche malino, come dicevamo prima, perché comunque se tu decidi in maniera strategica di affidare la porta nel ruolo del primo portiere ad un giocatore così giovane, che ha dimostrato poco, perché comunque non è che veniva da campionati interi giocati a titolare che l'avevi provato, no, veniva da dei mezzi campionati con la Spal, sostituzioni di primi portieri super affidabili, in cui nelle volte in cui era stato chiamato in causa, principalmente in Coppa Italia, ma anche in campionato l'anno scorso, aveva fatto vedere discrete cose. Però è un rischio che tu corri, cioè la Spal aveva fatto, si era affidata a un giovane portiere il primo anno di Serie B, ma era Meret. Era che, per carità, anche lui non è che avesse Pedigree un po' diverso, dimostrato. però, eh. Esatto, Diciamo anche esatto. che nel suo Meret ha avuto la fortuna di essere parte di una squadra che ha fatto la storia, cioè comunque magari un campionato diverso, probabilmente l'avrebbe fatto prendere Avrebbe un bivio, modificato il uno suo sviluppo, snodo, certo. esatto, Certo. Sì, è totalmente. vero. Cioè lì, è anche vero che più di una volta
quella stagione, salvo il risultato, più di una volta porto a casa dei punti. Però, se vi ricordate, nelle prime 7-8 partite fu abbastanza criticato, perché quella SPAL ci mise un po' ad ingranare e Meret non è che godesse di tutto sto favore. Ma infatti ti dico, molto dipende anche dai 10 che ruotano attorno a te. Comunque, sì. A parte che, ragazzi, cioè, la SPAL che ha vinto quel campionato lì, anche prima del mercato invernale in cui arrivò Floccari, è difficile pensare che fosse peggio di questa SPAL. Cioè, secondo me quella è una squadra completamente diversa, ma erano storie diverse, perché tu venivi da un campionato di C vinto con un entusiasmo, un gruppo, cioè, aspetta, io non sto parlando di entusiasmo, sto parlando tecnicamente, presi singolarmente, sì, ma... secondo me era una squadra che aveva dei giocatori importanti, le piante Nucci, Schiattarelle, Sì, ma la dinamica di squadra però incide anche sul progetto tecnico, nel senso che se tu... Cioè, è come quelli che dicono, il Pisa è andato a Cosenza a giocare con 6 positivi e ha vinto. E perché la SPAL è stata travolta dal Frosinone? Aspetta un attimo, il Pisa è in super fiducia, è primo in classifica, non perde da non so quanto, e il Cosenza di contro è derelitto perché non segna da 6 partite, se non sbaglio. Insomma, quindi... conta anche lo stato d'animo con cui tu entri in una stagione, tutto quanto. Però se noi spogliamo la squadra dallo stato d'animo e prendiamo singolarmente i giocatori, sono comunque più forti quelli là. Sì, era fatta diversamente, cioè, anche se veniva su diversamente. Davanti avevi 4 punte che potevano giocare, non dico in maniera interscambiabile tra loro, però avevi 4 varie alternative. Quest'anno ne hai una e mezza, sì. Ragazzi, si fa presto a... Ci chiedono, a proposito di squadra di quell'anno, di Vicari se rimane. Io non ho indicazioni sul fatto che Vicari possa andare via, ma Davide, tu che hai sentito qualcosa riguardo? No, le indicazioni che hai tu sono quelle che probabilmente ho anche io, cioè, per il momento tutto tace, ma non mi sembra neanche una persona che possa andare via a gennaio, ecco, capitano, uomo d'esperienza, uomo spogliatoio. Anche perché scusate, cioè, Vicari che convenienza avrebbe? Perché o gli arriva un'offerta da Serie A? No, infatti, se no può andare solo a migliorare. Ce lo vedo andare a giocare per Montella in Turchia, ecco, cioè, queste robe qua. Ma perché poi dovrebbe andare via Vicari, cioè, nel senso... Boh, è un giocatore che ha fatto ancora un anno e mezzo di contratto e poi scusate, non è che nella parte centrale la situazione sia così entusiasmante, perché Heidenreich e Coccolo, ok che abbiamo scoperto Peda che è affidabile, ma insomma di Coccolo mi pare di capire che si stia ragionando anche su una restituzione alla Juve, e quindi qualcuno lì arriverà, presumo. Che anche lì su Peda è vero che è affidabile nelle partite in cui ha giocato, è vero che nel suo campionato di primavera l'ha fatto bene, però comunque anche lui è un giovane, quindi è un 2002 che ha fatto 5 presenze in B, se dovesse essere impiegato in maniera continuativa anche lì bisogna avere la pazienza di poter di aspettarlo e di tollerare alcune giri a vuoto che sono tipici di quell'età lì, quindi non ci sono dubbi. È vero che è importante, però non è... Se la SPAL ha un certo tipo di obiettivo, il giocatore che può essere il titolare. Ah, ecco, Fabio ci dice che pensava che Vicari fosse in scadenza. No, non è in scadenza, un altro anno, e quindi probabilmente arrivato a fine contratto, probabilmente cambierà aria, non so, quello. Sì, no. Poi sì, può essere, diciamo che non è scontato che magari dopo 8 anni uno possa cambiare aria. Ecco, a fine contratto a giugno c'è Mora. Ne avevamo fatto menzione anche settimana scorsa, sarà ancora qui a fine del mercato di gennaio, io non lo do per scontato, perché giocatore che a Clotet di fatto non piace, si è visto, lo ha usato quando ce n'era bisogno e basta, in scadenza fine stagione non credo che gli verrà rinnovato il contratto, perché comunque va per i 34. Secondo me, se dovesse ricevere una proposta a gennaio, rischiamo di salutarlo. No, ma sì. Ci sta. Fa parte, non sarebbe normale il contrario, perché dovrebbe rimanere qui a scaldare la panchina un allenatore che tutto sommato non ne apprezza le qualità, o meglio, in quel ruolo lì preferisce qualcos'altro. Ok, vedo che l'argomento non vi scalda il cuore, quindi vi chiedo, che punta arriva?
Perché no, Vorrebbe scusate, sovrani qui, eh. ci vuole Sovrani che da agosto dice a bolla punta e non ha tutti i torti, devo dire, però D'agosto di 2 anni fa, intendi? sì, Non d'agosto di sì. quest'anno. No, Il vabbè, lato al di là del fatto che Tuminello è impegnato, però Asensio si è appena svincolato dei torti. Ho dall'Alcorcón in visto. Spagna per una bravata abbastanza notevole. Ma no, vi chiedo che punta arriva, perché? Perché uno, io non ho ancora capito se Clotet ha bisogno di una punta o no. Se tu vuoi il nome o l'identikit? No, se volete fare un nome fate pure i nomi, però Sì, io non ho dai. ancora capito se la Spal deve prendere una punta perché Clotet è super convinto di giocare con le due punte sempre, o se bisogna prendere un giocatore polivalente perché magari una volta giochi con le tre mezze punte, una volta giochi con le due punte larghe, una volta giochi in un'altra maniera. Cioè, in tutto questo c'è un unico denominatore comune che mi sento di proporre io. È fortemente improbabile che la Spal riesca a prendere un giocatore in grado di spaccare le difese avversarie, credo io, potrei sbagliarmi, ma credo che sia così. No, innanzitutto devi capire chi è che a gennaio venga a sposare il tuo progetto tecnico, Esatto. Nelle condizioni in cui sei. Esattamente, È questo il quello. tema. Poi su quale tipo di attaccante, secondo me la seconda ipotesi, la tua seconda ipotesi, più che altro perché Clotetta ancora non sa che cosa fare da grande, diciamo così, quindi secondo me ci vuole uno un po' più duttile davanti. Fermo restando che tornerà la telata a un certo punto, almeno si spera. Sì, quello. Quindi secondo me l'identikit è quello lì, ecco. Non ci vedo, però. Stefano scrive: Vlahovic non vuole stare alla Fiorentina. Mi sa che costa Quello qualcosa. potrebbe essere buono, potrebbe, visto Negli che innamorati tra sicuramente. Commisso e Tacopina si possono mettere d'accordo. Esatto, si conoscono. Infatti, quindi. No, quindi secondo me l'identikit è un po' quello lì, fare i nomi adesso è difficile, poi si sa che quando apre la finestra di mercato arrivano 30 nomi al giorno e alla fine ci si riduce all'ultimo che non si prende nessuno. Sono così, Perché no, dai, sono non si prende nessuno, pazzo. non ci credo perché sennò Allora veramente no. ci si ritrova la gente che dà fuoco a Via Copparo, No, però. dai, no, più che altro che non ci si arrivi a comprare i vari Tuminello, i vari Asensio, che allora Sì, che sono realmente dei rilievi. tanto vale continuare a fare con quelli che si ha, eh. Ma la caratteristica del mercato di gennaio, È per che le fa punte, schifo. oltre che fa schifo come mercato d'estate, è che. Se uno vuole prendere dei giocatori buoni a gennaio deve svenarsi e trarre fuori un sacco di soldi Eh sì. perché chi ha i giocatori buoni tendenzialmente se li tiene. Se li vende ad anno in corso quando è difficile pianificare e correggere il tiro, vuol dire che gli si danno veramente tanti soldi. E la Spal nel mercato di gennaio tanti soldi non ne ha da mettere sul piatto, ne ha. Non ne ha Cioè, no, tanti. non lo sappiamo. Questo è il punto, che non lo sappiamo, perché non sappiamo. Nell'ultima riunione Tacopina cosa ha detto a Zamone, a Gazzoli e a Tarantino? Perché se lui gli ha detto: oh ragazzi, ci sono 5 milioni, vedete un po' voi cosa potete fare, allora la storia cambia un po'. Però mi sembra di Però, capire dall'aria che tira. scusa Leo, però se devi prendere 4 giocatori, diciamo uno per reparto, come ha detto prima Davide, comunque quei soldi lì non è che siano una valanga, No, perché è sì, una. io te l'ho detto, quei soldi del Monopoli, Esatto. dopo non venga a dire Perché? che. No, perché è una punta forte. Allora. Da 3 mesi a questa parte si dice la Spal deve prendere o Forte o Mancuso o la Matia, no? Allora, Forte a Venezia non ha intenzione di andare via se non per una valanga di soldi e quindi l'unica squadra che invidia gli può dare chi è? Il Monza. Oppure il Parma. Che effettivamente prenderà una punta. Mancuso e la Matia non andranno via contemporaneamente da Empoli, su questo sono sicuro. L'Empoli vuole darne via uno e tenersi l'altro. Non importa chi andrà, chi resterà, ma uno dei due deve restare per una questione numerica, perché l'Empoli non ha intenzione di prendere attaccanti a gennaio. Allora, la Mantia, l'Empoli l'ha pagato, se non ricordo male, 3 milioni e mezzo. Non te lo può regalare, ovviamente. Cioè, quindi ti chiederà minimo 3 milioni, 2 e mezzo, quello che è, più un contratto comunque che ha un altro anno e la Mantia non è che dice: ah, vengo a Ferrara quest'anno, poi ci guardiamo. No.
tira, fammi 3 anni. Leo, non c'è bisogno di essere dei commercialisti per dire che qua stiamo parlando di cifre complicate, ecco, diciamo così. No, perché un conto fosse la squadra gira, manca qualcosa in un reparto, tu vai lì, fai la missione. Scusa, ne approfitto per Giacomo che scrive forte Val Vicenza. Ripeto quello che ho detto prima, Giacomo, forse non ci stai seguendo ancora. Io credo a forte al Vicenza solo quando lo vedo con la maglia di Vicenza. Io in questo momento non credo sia realistico pensare che il Vicenza prenderà forte. Chiuso parentesi, scusa Leo, prego. Dicevo che se ti mancasse un giocatore per fare il salto di qualità, allora ci sta che tu anticipi un investimento che di solito si fa in estate, dove le cose costano meno, ci sono delle situazioni favorevoli, e allora lo prendi a gennaio e metti a posto la squadra. Un esempio può essere quello della Spal, quando prese Floccari. Mancava sì, quel tipo di giocatore lì in una squadra che già correva o una squadra che già andava, avevano intravedevano la possibilità di arrivare a un obiettivo incredibile, hanno preso Floccari e si è andati su. Il tipo Floccari ce l'hai già però, perché hai già preso Giuseppe Rossi, secondo me lì basta. Sì. No, Floccari era per far capire cosa serviva in quella Spal. Sì, ho capito di cosa parla. Adesso in questa Spal qui non è che manca poco, manca, come vi ho detto prima, uno per ruolo, compreso il portiere. e giocatori per ruolo, e come ha detto anche Clotet, non uno a caso per ruolo perché numericamente manca, no, servono giocatori pronti che facciano la differenza in B. E dall'attacco alla porta, cioè, c'è un bel po' da riempire lì, cioè, serviranno... Per prendere un giocatore per ruolo serviranno qualcosa come 4, 5 milioni, 6. Io non credo che la Spal metta questi soldi sul mercato. Perché in più, come hai detto tu giustamente, ci sono le richieste di Clotet sotto. Cioè, da non sottovalutare, comunque, in questi mesi qui è rimasto, diciamo, in silenzio, comunque ha fatto con quello che aveva, però, logicamente, arrivati a gennaio, magari si aspetta di lavorare con un materiale tecnico un po' differente, un po' migliore. E lui la pressione sulla società l'ha già spostata nell'ultima... Infatti per quello che ti dico che hai fatto bene a sottolinearlo. E lui ha detto esplicitamente, per chi non l'avesse sentito, che fino a un certo momento la palla è nei piedi dei giocatori e dell'allenatore. E dopo nel mercato parla la società. Quindi sulla base di quello che la società farà sul mercato si capiranno le intenzioni reali. Perché è chiaro che se poi alla fine non arriverà nessuno, vuol dire che tutte le cose che ci siamo detti fino ad oggi in realtà non erano vere, ecco, non dico che cattiveria o altro, però in quel caso bisognerà riconsiderare le parole che vengono dette anche da Copina, e probabilmente anche lui dovrà capire che se le cose non dovessero andare così è meglio sparare un po' più basso la prossima volta, ecco, perché poi allora, se tu dici una cosa la gente ci crede. Prima di chiudere, perché avevamo chiesto mezz'ora a Davide Sottini, invece se è stato con noi 3/4 d'ora, lo ringraziamo. Che... È volato. Bene, mi fa piacere. Si diverte, vedi che il tempo... si diverte a parlare di mercato soprattutto, perché non so se hai notato Leo, ma anche il numero di persone collegate è schizzato verso l'alto appena abbiamo cominciato a toccare l'argomento. Sara dice potrebbe tornare Finotto è a Monza, se non sbaglio non sta giocando praticamente, non gioca mai. Ma Finotto è il giocatore che fa la differenza alla spalla in questo momento? No, però è uno che insomma una mano te la può dare, tutto sommato, pistacchione Finotto. Ci sono molti, molti commenti, dice forte la Vicenza, prendiamoci Dio, non lo so. Dio? Allora, sì. La Cremonese potrebbe darci una delle 1000 punte che ha. La Cremonese, tra l'altro, mi risulta essere una delle squadre che ha preso informazioni sulla Mantia, quindi vorrebbe averne 1001 di punte. Bisogna capire quale lascerà andare. Ma anche perché arrivata lì, una società che magari ha ambizioni, punta tutto per tutto per cercare di fare il salto, La Cremonese arrivata a quella posizione lì mi viene da pensare che a gennaio possa solo pensare a rinforzarsi. Quindi se vuole tentare il salto, sì, infatti. Dice Luca, devono arrivare giocatori che siano di base e categoria per il prossimo anno, quindi se si spende qualcosa si farà per il prossimo anno, ma dobbiamo restare in B. Sì, Luca, però non è facile andare da una società
e dire ok, te lo pago il prossimo anno, così come non è facile dire a un giocatore guarda, vieni con noi a lottare per la salvezza quest'anno che il prossimo anno proviamo a salire. No, è un'argomentazione che non fa presa su tutti e che non è sempre così convincente, quindi non lo so, perché questo è un discorso che sento fare anche quando si parla dei giocatori importanti che abbiamo menzionato prima. Cioè gli si dice oh, quest'anno vieni, dacci una mano e poi il prossimo anno ti togli delle soddisfazioni. È un azzardo per certi giocatori fare questo tipo di ragionamento, se non per una componente economica che, ripeto, qui non è un tema perché la SPAL non ha intenzione di zavorrarsi con altri contratti impossibili da E per onorare. fortuna direi. Sì, non prima di aver sistemato il suo bilancio e non prima di avere la certezza del fatto che Giorgio Coppina la prossima estate arriverà con un gran pacco di soldi. Quindi ci sono troppi se e troppi però. Quindi Andrea dice qualcuno del Partizan, no, magari lì forse lo prenderà il Torino, non noi. Se salta la Parla anche di Salernitana, sì. Simi della Salernitana, però. Sì, no, ma sbaglia Riccardo perché Simi è a Salernitana, a parte che la Salernitana non salterà, vedrete che rimarrà lì, ma Simi è a Salerno con un accordo di prestito, con obbligo, però è sempre prestito. Significa che se la Salernitana viene esclusa dal campionato, Simi torna a Crotone. E vorrei sottolineare che Simi ha un contratto da 900.000 euro a stagione, se, particolare, non proprio secondario. La Salernitana, in realtà, io faccio un nome sapendo perfettamente che non è un nome realistico, ma che rappresenta, rientra nella sfera dei miei sogni, c'è cioè Djuric a Salerno, che è in scadenza di contratto, è un armadio a 8 ante. Io lo vorrei vedere alla SPAL, cioè lo metti là davanti che sposta tutti, fa paura a tutti, veramente è una bestia. Non segna tanto, ma è un giocatore Però fa che segnare, ti però fa fa segnare segnare. Il tanto. E problema è poi che poi non c'è ha nessuno una che segna personalità da piano. incredibile. Sì, è vero. Lo ricordo dal Cesena ancora quando l'abbiamo Sì, visto è avere vero. una delle prime partite No, ma nel campionato di ottimo Serie B. giocatore. Per la Sì, Serie incredibile. B è roba di vertice, ma infatti non verrà mai. Ecco, vabbè, quindi a Spinzini non siamo messi bene, scrive Buzzo, 3 o 4 ne cambierei, va bene. Si cercheranno soprattutto prestiti, giocatori poco utilizzati, in particolare in Serie A. Sì, questo però contrasterebbe con quello che ha detto Clotet, che ha menzionato prima Davide, cioè giocatori pronti in grado di dare una mano subito. Perché se anche tu vai a prendere, faccio un nome di giocatori inutilizzati in Serie A. C'è Ter, la punta del Cagliari, che l'anno scorso era a Pescara, si è fatto male, aveva fatto un grandissimo inizio di campionato, poi si è lesionato e non lo si è più visto. Sta facendo la muffa a Cagliari, ha giocato, mi pare, un'ora complessiva tra Coppa Italia. No, ha giocato la Coppa Italia, ma in campionato ha giocato pochissimo. Se anche vai a prendere un giocatore così, cosa ti può dare nel breve termine? Secondo me poco. E quindi c'è anche quel problema lì. E vorrei fare una considerazione ulteriore. Il povero Arrighini dell'Alessandria, che ha segnato tanto contro la SPAL, che in queste 2 settimane si è preso tonnellate di merda, detta come va detta, per essere stato semplicemente accostato alla SPAL. Cioè, della gente che dice, ah, beh, ma se deve arrivare quell'attaccante lì, facciamo anche senza. Ma poveraccio, intanto, sto Cristiano. Ma forse, e qui chiamo in causa Davide, che con tutto il mercato web collabora, forse. I nomi prendiamoli un po' più con le pinze quando escono, perché può anche essere che la Spalla abbia telefonato ad Alessandro dicendo: Ma Arrighini cosa fa? Ma questo non vuol dire che lo No, beh. prenderà. Bisogna inquadrare bene questa Da cosa. una richiesta di informazioni a una trattativa, Ce ce n'è, no, quello sicuro. Litteri ex Cittadella che fine ha fatto? Chiede Giacomo Marzola. Sai che non lo so, adesso vado a vedere. Ma mi sembra un giocatore che è fuori dal calcio importante già da un pezzetto. Sì, comunque c'è una cosa. È la Triestina in Serie C. Quindi no, direi di Io no. considerando anche l'esposizione di Clotet della conferenza stampa nella quale ha detto che vuole dei giocatori pronti, non delle promesse oppure di qualcuno che sarà pronto tra 3-4 mesi, No. secondo me quello è il punto di partenza su tutte le considerazioni, O perché per il resto... magari il Siena da Via Paloschi, non lo so. Cioè. Ah beh, allora Beh, allora sono a posto. conosce l'ambiente, Conosce stimato da l'ambiente? tutti. Ah, esatto. No, dai, secondo Vabbè. me quello è il punto di partenza. Cioè, se deve arrivare qualcuno, deve essere qualcuno che sia in grado di spostare qualcosa, perché altrimenti tanto vale
prendere qualcuno. Tanto lasciar perdere. Dai, esatto, lasciar perdere. Comunque il mercato inizierà ufficialmente a 10 giorni, sullo spallino lo seguiremo estensivamente, lo farà anche Davide Suattin, sia su stanze.com che su tutto il mercato purtroppo, beh, sì. Purtroppo, perché a nessuno piace il calciomercato, se non a pochi, no? A pochi maniaci. E va bene ragazzi, dai, abbiamo fatto i nostri 55 minuti, direi che possiamo andare in conclusione. 10 più del previsto addirittura, quindi 10 direi più del previsto. Possiamo chiudere. Quindi intanto buon Natale a voi, buon Natale a chi ci segue, e niente, noi abbiamo l'ultima puntata in teoria il 29, Leo, non so se la faremo, adesso decideremo in questi giorni. Ci guardiamo, sì. Esatto. Ci guardiamo, che non è mai una fase rassicurante. Va bene, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, che hanno commentato. Zigoni è ancora a Venezia, dice Luca Pocaterra, sì, ma io eviterei perché non gioca mai. E quindi è arrivato il nome di Antenucci tra i commenti, perché è vero, è vero. Intanto salta fuori. Riccardo dice Torre Grossa, meglio di no Torre Grossa perché guadagna 800.000 euro stagione, quindi qua a Ferrara non so se lo vedremo molto presto, è un contratto, se non sbaglio, fino al 2024. Di nuovo auguri a tutti ragazzi, grazie della vostra compagnia e ci sentiamo alla prossima. Auguri, ciao, ciao a tutti. Ciao. Auguri.